1 a 2 giorni di incontri e dibattiti a Teramo con istituzioni locali e studenti dell'università per la principessa afghana Soraya Malek, nipote dell'ultimo re d'Afghanistan. La principessa, fervente attivista a favore dei diritti umani, da anni è impegnata a promuovere il lavoro e la dignità delle donne afghane, sostenendo iniziative che coinvolgono l'artigianato femminile d'eccellenza. Idea che io trovo veramente molto molto bella, lo dobbiamo fare in tutte le città d'Italia ed è per far conoscere anche gli artisti che si sono proposti a esporre le loro opere ed è un fondo, diciamo, un fondo di beneficenza, di conoscenza dell'arte e questa è una cosa veramente lodevole, io trovo averlo fatto qui a Teramo e, come ho detto prima, spero che si faccia in altre città italiane. L'arte è sempre scesa in campo quando si è trattato di difesa di diritti civili e, come appunto in questa occasione, abbiamo risposto numerosi e con grande energia. Io ho portato un'opera vecchia del 2000, come caratteristica di base ha il titolo Nobody, Nessuno, è un po' il rischio che corrono tutte le donne afghane in questo ultimo momento di forti tensioni nel loro paese. La situazione delle donne adesso in questo momento è gravissima in Afghanistan, perché le donne chiuse dentro casa non possono andare a lavorare e non possono uscire da casa, escono ma non hanno diritti. Adesso sta arrivando un inverno freddo, un inverno duro, che prima vittime di questi sono donne e bambini. Per questo io faccio adesso, chiedo a tutti quanti che abbiamo evacuato gli afghani, ma sono rimasti 35 milioni di afghani in Afghanistan, che hanno difficoltà di sopravvivere, che hanno difficoltà di andare avanti. E il mio appello è questo, che in questo momento non dobbiamo dimenticare questi che sono rimasti in Afghanistan, dobbiamo fare tutto per arrivare aiuti umanitari, creare corridoi umanitari, aiutare loro in questa situazione. L'incontro teramano con la principessa Soraya Malek è stato organizzato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt in preparazione della manifestazione nazionale indetta dalla Casa Internazionale delle Donne che si svolgerà a Roma il prossimo 25 settembre.